Beato trovai le erbette qui che mi serve per i miei graspetti e i cuori doc! Dai, cosa ma che mi fai? E il ginepro, e il sanguinico, e la duca, sì. E anche la succa! Maria Ioana, ma devo fumare qualche vita strana, cosa c'entra la succa? La succa, Tony, va bene, i succoni come ti do! Tony, Tony, basta! Cosa che c'è? Se trio venir soffio di te, al pensiero delle vecchie terre e al camminare perpetuo mai esistì che corno gassona la sbuccia dal bosco si corri da mur e sono arrivata a sfinchi e chi ha risvegliato la svestra smemoria oh sol tu mi hai dato l'ieri più prezioso un mistero della nostra vecchia storia altro che febbrone è fine mia dai qua prima che il Montello fosse conosciuto dovunque come il Bosco Veneziano, di proprietà della Serenissima Repubblica, e prima ancora che i Romani ne conquistassero i verdi prati, la lunga, lunga collina era abitata da un popolo misterioso, chiamato i Montegliani. Erano abili in ogni cosa. Sapevano forgiare il ferro. Fondevano i cristalli di quarzo per realizzare splendidi vetri colorati. Coltivavano la terra. E allevavano gli animali. E ben presto la collina si riempì di vivaci fattorie in cui risuonavano... Santipatè di malacca! C'è Pierin che fa la cacca! Fa la cacca dura dura! Il dottore la misura! La misura è 33! 1, 2, 3! Era primavera e Ciane scese dolcemente a terra mentre il vestito di veli azzurri giocava con la brezza mattutina. Salì la lunga collina dal lato nord, attratta dal rumore dell'acqua che lambiva il bosco e scivolava via verso la grande pianura. Gli uomini del villaggio alle pendici della lunga collina avevano deciso di tagliare quello splendido albero per farne legna da ardere, dal momento che i loro occhi erano ormai vecchi e malati. La ninfa ascoltò. Oh. E pianse. Le lacrime bagnarono la terra e inzupparono le radici. E lentamente risalirono, avvolgendo il tronco ferito in un caldo abbraccio risanatore. Che molto, ma molto tempo fa, in questa parte del Montello, vivevano le fate. Le famiglie delle meravigliose fanciulle fatate erano due. La prima viveva al Cadino, non molto lontana da Santa Mama. La seconda famiglia invece viveva sul versante opposto del colle, nel bus delle fade, accanto alla Val dell'Acqua. Territorio di Gianras. In questi luoghi abitati dalle fate vi si poteva trovare acqua freschissima. Come un soffio
forte vento improvviso e si sparì. Il bosco del Montello. Nel bosco del Montello, appena sopra selva, viveva un feroce lupo. La sua tana era nel fitto degli alberi, in cui nessuno osava entrare perché erano talmente intricati da non far passare neppure un filo di luce. Il terribile animale usciva di notte seminando il terrore. Chi aveva avuto la sfortuna di incrociarlo ed era riuscito a sfuggirgli raccontava di aver visto lunghe zanne illuminate da baglioni sinistri, occhi fiammeggianti come quelli del diavolo, zampe con gli artigli affilati e muscoli tesi pronti all'attacco. Ma dai, Teresa, ascolta, friate, se pensi che te fosse persa dal bosco, non devi vedermi. A Teresa, se perdi, prima che andiamo a vedere la ciacquana, se come altro. No, e adesso mi serve da lucciola per illuminare la strada. A lucciola, affassumi, perché sono una pisovane, ma sono anche a pibea. Ma se metti nel tiro con un ciocchetto, fa un figurone. Sì, ciao, guarda che balconata fiorita che non mi costruisce. Sei quasi tutte fiamme. Guarda che roba. Oh, calma. E grassi tante, vero? Ho capito, 30 anni fa, c'era un non ti scordare di me. Come serve il protagonista? E il basilisco. Non sapete tutto brutto, vecchio, che tu quanto spusso esce. Mamma mia. Cosa fio? Mi la sia? Ora che mi so bene, muove profumato, fa da gamba, lo fa. E poi a me il serpentone non mi piace. E mi faccio. E a mantenere sempre le sue promesse, il solare mi bagna ancora il Montello.
Povera Berta! Povera e benedetta Berta! Berta. Berta era una ragazza bellissima che conquistava i cuori di poveri signori con i suoi grandi occhi azzurri e i capelli d'oro, color del grano, illuminato dai raggi del sole. Berta sarà mia! Preparatevi, soldati! Domani al tramonto si parte! Quella donna sarà mia! A quelle parole Berta cominciò a correre e a correre attraverso i campi. Il cuore le batteva forte per l'affanno e la paura. Sentiva lontane le grida dei soldati e si perse tra i colli di Monfu. Girò per giorni e giorni senza capire dove fosse, finché arrivò il grande fiume La Piave, poco sotto il castello di Guero. Là si fermò a prendere fiato, piegata in due per lo sforzo, e quando alzò gli occhi di fronte a sé, vide alzarsi la polvere smossa dagli zoccoli dei cavalli. L'orda era campeggiata da un cavaliere nero con la spada sguainata. Berta pensò a Gesù che stava per nascere, stringeva tra le mani un fiocco di lana, impigliato chissà come nelle maniche del suo vestito. Ma non riuscì a tenerlo stretto a lungo perché quel piccolo soffice batuffolo di cotone cominciò a dilatarsi fino a diventare una nuvola bianca che inghiottì la ragazza, salendo lentamente verso l'azzurro. Di tutte le schiere angeliche, solo gli angeli custodi conoscono bene la terra. Scendono dolcemente dal cielo allo scoccare della scintilla. Possiamo esservi utili? I cherubini annuirono e spiegarono quanto desiderassero visitare per una volta la terra, di cui tanto avevano sentito parlare. Volevano entrare nel fitto dei boschi. Annunciare l'odore e salire fino alle cime più alte dei monti. Planare lungo il corso dei fiumi fino al grande mare. Ammirare i fiori e seguire gli uccelli nelle loro danze. Prendere per mano un bambino e ridere con lui. Gli angeli custodi erano felici di poter condividere per una volta la loro missione sul pianeta abitato dall'uomo. Aprirono dunque le maestose ali di luce e guidarono i fratelli in un luogo che tanto li aveva affascinati, il Montello. C'era un bellissimo albero, era alto più di 30 metri, aveva foglie lunghe, dentellate e verdissime, ma nessun frutto. Passata l'estate, quando le foglie mutano colore e cadono intrizzite al suolo, il grande albero maturò i suoi frutti. Il primo contadino, che li vide caduti a terra, non riusciva a credere ai propri occhi. Assomigliavano a un piccolo riccio, ma il fondo era spaccato con un taglio a forma di croce e dentro erano custodite tre tonde lucide castagne di color marrone, con in testa un simpatico ciuffo chiaro. La gente del Montello imparò presto a far tesoro di questo frutto nutriente e saporito per sfamarsi. Nelle famiglie povere molte persone da allora riuscirono a superare il rigido inverno e i morsi della fame soltanto grazie a quel dono del cielo. I cherubini non tornarono mai più sul Montello, nel luogo che da allora porta il loro nome, Santi Angeli. Ancora oggi in cielo sorridono nel ricordare quel buffo animaletto coperto di spine, ma tanto tenero, a cui si ispirarono per creare la gustosa castagna! Che buone che le maiale con buon bicerde lì! Oh, ma mi raccomando, eh! Mi raccomando che sia un bicerde mosto, così dopo va tutto a posto!